Per noi questo centenario era importante e centrale nella storia della nostra regione e della regione Abruzzo. Ho inteso insieme, e devo ringraziare anche tutto il Consiglio regionale Abruzzo, perché è una legge votata all'unanimità, sì proposta da me, ma votata da tutti i consiglieri regionali, ha inteso rendere istituzionalizzare questo momento del centenario. Ecco, tanti eventi culturali e scientifici verranno svolti da giugno fino a settembre, scriveremo insieme la carta di Pescasseroli, diventerà una pietra miliare del giornalismo italiano, e Pescasseroli centro della cultura ambientale per un giorno della nostra Italia. L'ambiente va salvaguardato, va vissuto, va capito e non va disperso. Il parco ha reso unico questo territorio perché lo ha reso incontaminato. Che cosa sarebbe, lo dicevamo prima, quel territorio senza il parco? Probabilmente un territorio un po' più povero sotto tutti i punti di vista, non solo economico, anche di presenza delle persone, ma anche delle bellezze naturali. Quindi il parco lo ha difeso e salvaguardato, ma sempre mantenendo l'uomo al centro di questo percorso, perché questo è un parco positivo, da sempre abitato dall'uomo, l'uomo non è parte esclusa e che riesce ad animarlo nel modo giusto. Noi ce lo siamo posto in termini di valorizzazione del nostro tessuto culturale, storico, ambientale, quindi la transumanza valorizza che cosa? Il percorso che da millenni facevano le popolazioni italiche a vicende alterne, il centenario del parco è un altro emblema di che cosa può offrire l'Abruzzo. La nostra regione è una regione unica che ha delle peculiarità eccezionali, che coniuga la storia, l'arte, la difesa ambientale come valore, perché abbiamo 3 parchi nazionali e un parco regionale, e noi non potevamo sottrarci a queste cose.